Bella notizia. Milioni di persone, come sapete, ieri sono stati col naso all'insù per guardare uno spettacolo unico e rarissimo, l'eclissi totale di luna più lunga del secolo, dalla Grecia ad Abu Dhabi, dall'Australia al Medio Oriente. Le persone hanno così potuto ammirare il satellite colorato dai riflessi del pianeta Marte. Il servizio. La scorsa notte la luna si è tinta di un rosso intenso e scuro. È lo spettacolo dell'eclissi più lunga del secolo, 1 ora e 43 minuti, con i riflessi prestati da Marte, il pianeta rosso appunto, che è rimasto così in un abbraccio che gli esperti chiamano congiunzione. Marte si trova nella posizione opposta al Sole rispetto alla Terra e il 31 luglio prossimo sarà il giorno in cui raggiungerà la minima distanza dal nostro pianeta Terra e sarà il suo massimo splendore. Ecco dunque la combinazione di fattori che ha permesso agli abitanti di mezzo mondo di tenere il naso all'insù, dalla Grecia ad Abu Dhabi, dall'Australia al Medio Oriente. E la luna rossa ha impreziosito dei paesaggi e dei monumenti mozzafiato, ha fatto capolino sul Colosseo di Roma, oppure a Corinto, dove è ornato la valle del Peloponneso. A restare a bocca asciutta sono stati invece gli abitanti del Regno Unito, perché un'ondata di maltempo ha oscurato il cielo, nascondendo il satellite tinto di vermiglio. Ora, per poter assistere nuovamente a un fenomeno del genere, bisognerà aspettare, perché come diceva lo scrittore Emilio Lussu, il mondo continua a girare attorno a se stesso, con regolari eclissi di luna e di sole. Laura Capon, Sky TG24.